I bugiardi più bugiardi di tutta Europa si sono dati appuntamento alle Piastre, paesino della montagna pistoiese che ogni anno, ad agosto, diventa la capitale mondiale della non verità. È qui infatti che si svolge il campionato della bugia, giunto quest'anno alla 43esima edizione. Una manifestazione nata addirittura 53 anni fa, in un piccolo paese come le Piastre, che adesso conta 80 abitanti, e che si sta facendo conoscere in tutto il mondo. Quante ne ha sentite di bugie negli anni? Pirandello diceva, io, riprendosi la verità, io sono colei che mi si crede. Io a volte credo alle bugie che mi vengono raccontate e per me loro raccontano la verità. Anche quest'anno qui alle Piastre, sul palco, una sfida a suon di bugie senza esclusione di colpi e ovviamente vince chi la spara più grossa. Quest'anno sono state consegnate anche due lauree ad honorem a due toscani eccellenti. Uno al pratese Andrea Bonechi, autore della famosa pagina satirica Lercio, l'altra all'attore Sergio Forconi. Come si fa a trovare ancora temi e soggetti per le storie di Lercio? Diciamo che c'è una buona dose di malattia mentale unita all'alcol. Quando ha vinto il Movimento 5 Stelle ed è andato al governo con la Lega, noi abbiamo esultato perché abbiamo detto ma avremo storie per altri 5 anni, in realtà poi alla fine ci stiamo accorgendo che ci superano di giorno in giorno, richiamo di stargli dietro, non sempre è facile, ci proviamo. Forconi, ma lei allora le spara grosse? No, io non le sparo proprio nulla, io non ho capito questa laurea, no, laurea o laurea? Laurea. Laurea, ecco, perché io dicevo sì, si dà una laurea, avevo inteso, invece no, è una laurea. No, io non le sparo grosse perché io credo nella vita mia di non aver mai detto nemmeno mezza bugia, mai. Mai detta. Secondo me già questa è una bugia bella e buona. Ora quelli le diano dalla mattina alla sera, chi dovrebbero dargli allora? Può iniziare ora a dirle in maniera da professionista, ora con la laurea non la ferma più nessuno. Ora, da oggi, da stasera, già comincio domani, vai, perché cominciare oggi non è il caso.